oggi con me Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, nonché fondatore di SOS Trader, oltre che organizzatore degli eventi investing. L'ultimo, tra l'altro, arriverà il 4 ottobre, se non sbaglio. Prima di tutto, Pietro, allora, grazie per essere con me oggi. E volevo chiederti una panoramica sulla situazione, perché vedo che i mercati stanno attraversando una mattinata almeno piuttosto interlocutoria. Cosa sta succedendo? Sì, anzitutto grazie mille a te per l'invito, mi fa piacere ritrovarci al ritorno delle attività. E sì, la situazione è questa: agosto è stato un mese estremamente volatile, non siamo riusciti a fare delle ferie tante serene perché i mercati si sono mossi in maniera molto violenta, tanto sul fronte internazionale quanto sul fronte interno. Fronte internazionale è ancora aperta la questione dei dazi, ci sono state varie schermaglie e la questione rimane aperta. Sul fronte interno è evidente che c'è questa sorpresa del governo in formazione, o meglio della caduta del governo e poi di questo governo in formazione. Oggi i mercati sono in assoluta attesa del responso di Rousseau, della piattaforma del Movimento 5 Stelle, che dovrà ratificare o meno la decisione della formazione di questo governo del 5 Stelle. Quindi c'è sostanzialmente un'attesa per questo evento, e poi a seguire il tema sarà i numeri. I numeri al Senato possono reggere, si parla già di senatori dissidenti e quindi di una maggioranza che al Senato ha bisogno di qualche certezza in più. E quindi ritengo che in questa settimana gli operatori di mercato guardino con un occhio quelli che sono i prezzi e con un occhio quelle che sono le news anche sul fronte interno. Nessuno se la sente di prendere posizione prima di un evento così sensibile, e quindi questo sarà un po' il filo conduttore della giornata. Poi a seguire, una volta superato questo passaggio, che io ritengo verrà superato in maniera piuttosto agevole, ci sarà il nodo dei ministri. È importante capire chi saranno i ministri col portafoglio per capire quale sarà l'approccio anche poi alle manovre economiche e quindi agli input che arrivano dall'Europa circa evidentemente i limiti a cui dobbiamo sottostare. Quindi in sintesi sono mercati che vanno seguiti tanto nei prezzi quanto nelle news. E poi, una volta superato questi nodi, poi si apriranno il capitolo della Brexit. Queste sono settimane decisive, con il Parlamento inglese chiuso proprio per cercare di risolvere questo nodo estremamente intricato. E poi avremo di nuovo il tormentone dazi-Cina, e poi avremo ancora una volta il tormentone della Germania in crisi e quindi delle politiche sempre più espansive che le banche centrali metteranno in campo per cercare di rilanciare le economie. Quindi non ci annoieremo nei prossimi mesi. Questi sono un po', ho messo sul piatto quelli che sono i temi caldi, e poi magari li affronteremo uno per uno via via che i nodi cercheranno di essere dipanati. Quindi in pratica gli snodi arriveranno nelle prossime settimane, non solo a livello italiano. Io ti ringrazio per la panoramica, con te ci vediamo la settimana prossima. Grazie mille a te, buona giornata.